caro sindaco Melucci, dico caro perché costi 11.000 euro al mese alla collettività, non perché tu sia amato dai tarantini, tutt'altro. Ora ti vanti dell'esposizione della Coppa Davis, che sarà esposta appunto a Palazzo di Città tra il 17 ed il 19 febbraio, ma pensa piuttosto a quello che hai combinato. La tua incapacità politico-amministrativa farà sì che il Taranto Calcio giocherà 2 anni lontano dallo stadio Iacovone. I tuoi ritardi gravi, gravissimi nell'organizzazione, nella gestione dei lavori per i giochi del Mediterraneo, la tua continua litigiosità con tutto e con tutti, con il commissario Ferrarese, con la regione Puglia, con tutti, ripeto, con il governo. Bene, questa tua incapacità ha prodotto soltanto danni, 2 anni lontano dallo Iacovone, e tu con questo post sulla Coppa Davis vuoi apparire quello bello e bravo nei confronti dei tarantini? Tu vuoi continuare a prendere per il culo i tarantini come li stai prendendo con quei manifesti, con quei 6x3 enormi, giganteschi, affissi in tutta la città, in cui cerchi, ovviamente con un risultato assolutamente nullo, di esaltare la tua attività politico-amministrativa e il tuo attaccamento nei confronti della città? Ora ci mancava solo questo ennesimo post ridicolo che hai fatto, come tanti altri, sulla Coppa Davis esposta a Taranto. Bene, cittadini di Taranto, dovete ricordare che per Rinaldo Melucci il Taranto Calcio giocherà 2 anni lontano dallo Iacovone. Ricordatelo, non fatevi irretire dalle favole di Melucci, da questi post in cui vuole apparire come il santerello. E ricordate anche che insieme a Melucci questi ritardi hanno anche una complicità, una corresponsabilità da parte di chi ha amministrato con Rinaldo Melucci. Parlo del Partito Democratico e di quelle forze che appartenevano alla maggioranza, per rifarsi una verginità politica hanno mollato Melucci e vogliono apparire come i salvatori della patria. Anche loro sono i responsabili, il Partito Democratico, di questi ritardi. Ricordatevelo bene. Bene, aprite gli occhi, tarantini, aprite gli occhi. Non sarà certo una foto con la Coppa Davis a dovervi far dimenticare il danno prodotto. Lo ripeto, 2 anni lontano dallo Iacovone. Se si fosse organizzato come si deve, beh, il sindaco Melucci avrebbe organizzato, avrebbe collaborato per la gestione dei lavori, in modo che lo stadio Iacovone non si chiudesse, ma i lavori ci sarebbero stati, sarebbero avvenuti settore per settore, senza chiudere l'intera struttura. Ricordatelo, tarantini, aprite gli occhi anche davanti a quella Coppa Davis, che è bella, che è un risultato prezioso, ma che non potrà mai cancellare l'esposizione di questa Coppa, le gravi responsabilità politico-amministrative di Rinaldo Melucci. Aprite gli occhi, apriteli, ricordate quello che ha combinato Rinaldo Melucci. Capito?